Sono loro, ma siete in quattro? Sì, ma come fossimo... Ma eravate in tantissimi prima? Qui arrivò a questo sito. Erano amici trovati qua. Ah, proprio così, allora sì, aspetta, sì, siamo... Oh, signori e signori, questo è un gruppo fantastico, viene da un paese che si trova vicino a Legnano, Segatura d'Oro, Segatura, giusto? È quello? Provincia di Milano. Non è Legnano Segatura d'Oro, era così? No, no. Bello, spiegate bene da dove venite. Legnano Sabbia d'Oro. Non Segatura d'Oro, perché lui ce l'ha coi mobili, questo ragazzo. Questo è mobiliere? Sì, è Brianzolo. Sì, ho costruito un sacco di cose, anzi vorrei approfittare della telecamera per dire che ho costruito delle sedie che si chiudono da sole. E poi portatele in discoteca, poi comunque chiamate... Carluccio. Carluccio. Sì, sì, sì. Osteria Carluccio. L'unica osteria senza sedie. Che te le porti da casa praticamente? Ovviamente. Anche quelle delle ragazze sono normali come sedie o hanno dei particolari? No, sono fatte a forma di animali, cioè abbiamo la sedia dorso, la sedia... diciamo. Allora, lui ci fa una diapositiva della sedia dorso? Sì. È della Barbara, giusto? Che lei è la Barbara, no? Ah, lei è Barbara, ok. Ma non è Barbara, allora mi sono... Però saluta in versione regina... sì, no, si vede che... Cos'è che sei? Sono Barbara, secondo nome Regina Margherita. Ce le ha tutte praticamente addosso? Fantastiche. Ecco, l'altra come si chiama? Giuditta. C'ha avuto un momento. Sì, perché ho vergogna di dire il mio nome. Si vergogna, ma come... Saranno contente tutte le Giuditta che ci ascoltano. Esatto. Signorina, si vergogni! Questa ragazza si vergogna. Ma sono sedute sulle tue sedie allora praticamente? Sì, sì, abbiamo una sedia di, come puoi vedere, pantera. Ecco, fammi la pantera. Ecco, vedi che una poi sia pantera a seconda della sedia dove va. Poi? Sedia elefante, ma non si può muovere. Ecco, non si muove ma neanche un colpo di proboscide, niente? No, perché... Mi fai un barrito? No, poi ti spiego. Un barrito? Che fai? Dai, bariscimi! Ma no! Questa ragazza non barisce! Ma no! Però, però ci sta, fa altro, perfetto, ecco. Come barrisse? Fa la barista anche. Barista, come barista. Mentre lui su cosa è seduto? Beh, la sedia panda ovviamente. Ah, la sedia panda, la famosissima sedia panda. Appandati. No. Avevo l'occhio nero. La sedia panda della Fiat. È mille, lui è mille perché è versione turbo. Ecco. La sedia panda della Fiat, tra l'altro ringrazio anche il presidente Agnelli, grazie. Già che c'è, grazie a tutti. Grazie mille. Tra l'altro ti ha messo le sue sedie nelle panda nuova, le panda nuove che usciranno. Che la regia riprende sempre di là però, anche quando parliamo noi. Non riesco veramente a capire questa... Leggermente di parte sulla gnocca, il ragazzo è orientato. No, non è sulla gnocca, è su una sedia, ovviamente. Anzi, muovete la voce, riprendimele un attimo, torna sulle ragazze e parlate voi. Niente. Allora, noi siamo molto felici di essere con questi due ragazzi che abbiamo appena conosciuto qui al tavolo e ringraziamo ancora per il conto che ci verrà pagato. Non volevo dire questo. Ma dai, fantastico, sono fantastici, grandissimi. Io finirei con una piccola canzoncina proprio veloce, vai ragazzi, che voi siete. E chi non beve la botta filo della migliotta, chi non beve la botta filo della migliotta. E vai col brindisi, vai. Pensavo che per fare il tavolo ci vuole il legno. È lunga, non la sa. E per fare le sedie legno, di legno ci vuole il tavolo. Per fare il tavolo ci vuole un fiore. È difficile. Vuol dire che abbiamo esagerato. Abbiamo finito le pile. Ma bellissima questa intervista, ragazzi. Salutiamo, ciao da Legnano, Sabbiatura d'Oro.